Benvenuti in un nuovo video. Da come vedrete dal titolo, oggi andremo ad assaggiare e a provare questi pancake. Sono dei protein pancake vaniglia. Questi sono super comodi se tipo dovete andare da qualche parte per portarvelo con voi invece della classica barretta proteica. Sono anche sfiziosi perché dopo vi farò vedere anche i valori e sono ottimi. Sono del marchio Nano, penso che si pronunciano così, e le trovate su All Supplement. E come ben sapete, su All Supplement avete il mio codice sconto che è Giulia010, però aprite sempre l'info box perché trovate davvero tutto, anche il link diretto ai pancake e anche il link per seguirmi su Instagram. Mi raccomando, andatemi a seguire se non mi seguite ancora. Allora, ragazzi, io non vedo l'ora di provarli, infatti non mi voglio dilungare. Facciamo, infatti stamattina proprio ne sto approfittando per registrare i video assaggi, proprio visto che sono le 9:30 e io ancora non faccio colazione, quindi ne approfitto. Ovviamente andiamo un po' a random. Protein pancake blueberry, cioè mirtillo. Eccolo qua. Allora, questa è la confezione del pancake di 45 grammi a 132 calorie, 2,2 grammi di grassi, quindi raga, pochissimo, 12,6 grammi di carboidrati, 2,6 grammi di zucchero e 16 grammi di proteine, quindi top. Cioè, fenomenale. Eccolo qui. Che odore di mirtillo. Mamma mia, raga, come sono belli, sono proprio belli. Super morbido. Assaggiamo. Raga, l'impasto fuori è troppo buono. Anche lì, anche dentro, di verità, anche la confettura niente male. Non sa tanto di mirtillo. No, non sa tantissimo di mirtillo. Si sente la dolcezza? Sì, sembra che è tipo marmellato, queste cose qua. Però, raga, nello specifico non sa proprio di mirtillo, però, raga, fuori è buonissimo, cioè l'impasto fuori è la fine del mondo. Non lo so, devo dire che non mi ha deluso perché è super particolare, molto buono, non è una cosa che mangiate metà e poi non riuscite a finirla, no. Però la verità è molto gustosa, però io adesso non mi voglio soffermare su questa perché abbiamo tanti altri gusti, altri pancake da provare. Il voto ve lo dico dopo perché, ragazzi, sinceramente ci sono anche un'altra a marmellata, quindi vediamo un po' se è proprio la marmellata. Vediamo un po'. Però devo dire la verità che sa di dolcezza, ma non troppo di mirtillo. Allora, riprendiamo di nuovo tutti i nostri bellissimi pancake. Mamma mia, raga, questo quanto mi ispira. E giriamo, 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 giriamo. È caduto questo. Anche quest'altro. Ok. Ma no, raga, ve lo giuro, non lo sto facendo apposta. Questo è peach, vabbè, comunque pesca. Cioè, raga, è cascato proprio. Allora, questo ha per 45 grammi 132 calorie, 2,2 grammi di grassi, 12,6 grammi di carboidrati, 2,6 grammi di zucchero, poi 16 grammi di proteine. È uguale, se non sbaglio, giusto? Assaggiamo. No, vedi, sono troppo belli. Poi è super morbido. Pesca, sì, si sente un po' di pesca, però non ho preso per bene quello con la marmellata. Sono troppo buono.
questo non si sente molto di marmellata, cioè raga, non si sentono tantissimo di marmellata, però sono piacevoli. Questo specialmente un po' di pesca si sente, infatti cioè, raga, sto rimanendo un po', a parte che sono belli ma poi sono buoni. Cioè raga, non fa niente quello che c'è dentro, ma proprio l'impasto fuori, cioè avete potuto vedere da quando lo apro, proprio la morbidezza. Questi anche riscaldati al forno, la fine del mondo. Ok, quindi adesso bevo e passiamo agli altri pancake. Sono rimasti quelli più cicciotti. Ok, no vabbè, caramel. Questo caramel, eccolo qui, ve lo faccio vedere, ma sono sempre uguali, cambia solo il gusto. Raga, i valori sono sempre gli stessi, quindi è inutile che ve li dico, sono uguali. Andiamo ad assaggiare. Mamma mia, raga, questo già si sente. Qua. No, vabbè. Silenzio. No. Mamma mia, ma che re. No, raga, questo è promossissimo. Si sente tantissimo il caramello. No, troppo buono. Non so che dire, vi posso solo dire che è la fine del mondo. Si sente quella dolcezza, cioè raga, si sente proprio di caramello, di dolce, di... Mamma mia. Questo troppo troppo buono caramello, per il momento sta al primo posto, cari, poi segnate tutto, vi voglio vedere le vostre liste. Caramello dovete prenderlo. Lo sapete caramello proprio di cosa sa? Di quelle caramelline che non mi ricordo mai mai il nome, se mi ricordo vi lascio la foto. Sono quelle lì in quel pacchettino giallo che sono rotonde color marroncino infatti al caramello. Però non ricordo proprio il nome, non ricordo. Chi le ha mangiate da piccola se ne ricorda un po', ma se mi ricordo, raga, quando edito mi metto la foto. Andiamo avanti. Gusto chocolate. Pancake. I valori... No, questi cambiano. Allora... Per 45 grammi hanno 142 calorie, 2,6 grammi di grassi, 14,6 grammi di carbo, 2,8 grammi di zucchero e 16 grammi di proteine. Assaggiamo. C'è proprio il cioccolato. Ma si è rotto! Vabbè raga, è un pezzettino, meno male che non ci ha spoilerato come è dentro. Ok, andiamo. È un po' più duretto questo. Infatti sì, è un po' più duretto. Cioccolato fondente. Allora, raga, stesso discorso. Fuori buono, ma... Il cioccolato non mi piace, si sente proprio che è un cioccolato proprio scadente, non sa molto di cioccolato ma più di dolcificato, sembra tipo delle goccine dolcificate, non lo so. Ovviamente preferisco tra cioccolato e caramello, preferisco 100.000 volte caramello. Sinceramente per cioccolato non ne vale la pena. Però ve lo dico proprio, ne vale la pena per crema, scusate, ne vale la pena per caramello, per pesca, anche per mirtillo, ma per cioccolato no, perché quella cosa che mangiate proprio non mi piace. No raga, è caduto quello.
Eccolo! Allora, raga, lui è nuovo arrivato in famiglia e questo qui, infatti, si presenta anche marroncino. Questo qui è cookies and cream, alla crema cookies and cream. I valori sono 164 calorie, sempre 54, sempre 45 grammi, 164 calorie, 5,46 grammi di grassi, 13,8 di carbo, 2,6 di zucchero e 14 grammi di proteine. Quindi andiamo ad aprire. Raga, lui mi ispira tantissimo. Mamma mia. Penso fuori sia cacao, cioè, penso di sì, io. La mia concentrazione. Cosa vedo nei miei occhi? Ovviamente prendiamo quello con più crema. Sì. Allora, sapete che io nelle recensioni, sono sincera, sono rimasta un po' delusa. Perché si sente tanto all'esterno questo cacao, sembra un po' cioccolato fondente, cacao, con cacao fondente, ma non sento l'interno. Fuori, talmente che è troppo, troppo forte. Non mi fa dire wow, che bontà. Mi lascia anche quella bocca un po' amara, un po'. La bellezza, ok, non ci sono dubbi, ma il sapore no, non mi piace. Io sinceramente qui di cookies and cream neanche l'ombra, non ho sentito proprio niente. Ma solo questo retrogusto del pancake proprio esterno. Sinceramente, l'unico che mi ha fatto sognare per il momento è caramello. E penso che questa cosa si sia un po', cioè, si è capita. Ma l'unico veramente che per me ne vale la pena è caramello. Però, c'è ancora l'ultimo da provare. E l'ultimo da provare è quello lì alla vaniglia. Manco per. Proprio per chiudere in bellezza la vaniglia. Allora, questi valori sono 136 calorie, sempre per 45 grammi, 2,3 grammi di grassi, 13 di carboidrati, 2,8 di zucchero e 16 grammi di proteine. Assaggiamo. Ma già so chi è il mio vincitore, penso che lo sapete anche voi. Ok, sempre uguale. Questo è proprio semplice. Questo raga principalmente solo l'esterno anche lui. Però si sente un po' di vaniglia, si sente un po' di. Ovviamente il gusto è delicato dell'interno, però qualcosina si sente, devo dire la verità, che è molto piacevole. Quindi sono arrivata ad un punto che io riesco a fare la mia classifica. Ovviamente, raga, primo posto caramello, infatti caramello lo riacquisterò sicuramente, quindi per me caramello ne vale la pena. Vale la pena spendere, perché comunque raga non sono prodottini che costano poco. Specialmente, non so quale di questo, se non sbaglio, mirtillo costa anche sui 3 euro, quindi non sono
pancake già pronti che costano tipo 1 euro, che dici vabbè, no, si girano sempre intorno ai 2 euro. Quindi, raga, per andare proprio sul sicuro e spendere anche questi spicci tranquillamente, vi consiglio caramello perché per me va al primo posto. Rimarrete veramente, oh mio Dio. Secondo posto vado a classificare pesca, perché anche se ha un gusto, sì, si sentiva di pesca, ma non tanto, era molto piacevole mangiare, quindi pesca. Terzo posto che metto? Terzo posto metto vaniglia, come vi ho detto già prima, molto delicato, ma terzo posto va benissimo. Quarto posto vado a mettere blueberry, anche se niente male. Quinto posto vado a mettere questo qui perché comunque rispetto al cioccolato che per me è stato proprio quello là bocciatissimo, perché no, raga, non mi fa proprio impazzire il cioccolato, non è quella cosa che mangio con piacere. Questo qui, devo dire la verità, anche se mi aspettavo qualcosa in più, ma vabbè, non fa niente, lo classifichiamo al quinto posto. Quinto posto solo per la sua estetica. E ovviamente al sesto posto va cioccolato. Quindi sto cadendo. E quindi niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!